Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vi voglio parlare della Baofeng UV5R Plus, una retrotrasmittente impeccabile che costa meno di 30 euro. Ci sono un'infinità di ragioni per cui anche adesso, nell'era degli smartphone, potrebbe essere utile avere una retrotrasmittente. I telefoni, infatti, senza i vari ripetitori delle compagnie telefoniche, sono praticamente inutili. Se dunque bisogna cercare aiuto ma non c'è campo, praticamente si è fregati. Con le retrotrasmittenti, invece, non è così. Chiaramente è necessario che qualcuno con un'altra retrotrasmittente sul nostro stesso canale sia in ricezione nel raggio di trasmissione di questo piccolo dispositivo. Ma appunto perché è progettato per funzionare senza alcun tipo di ripetitore, può essere davvero utile utilizzarlo in tutte quelle situazioni in cui si rischia di non avere campo, che ne so, un campeggio in montagna oppure un'escursione nelle grotte. Insomma, ci sono un sacco di motivi per cui avere una di questa potrebbe essere davvero utile. Il modello che vi recensisco oggi ha ben due modalità di potenza: ha la modalità 1 watt che vi consente anche di risparmiare energia e la modalità 4 watt che è quella più potente su questo dispositivo. Questo modello però non è la retrotrasmittente Baofeng portatile più potente sul mercato. È infatti disponibile il modello UV9R che ha ben tre modalità di potenza: la modalità 1 watt, la modalità 4 watt e la modalità 8 watt, che è praticamente il doppio della potenza del dispositivo che vediamo oggi. Tutta questa potenza però ovviamente ha un costo, infatti la 9R costa circa il doppio della 5R Plus. Nella confezione troviamo la base di ricarica, il caricabatterie, il manuale di istruzioni, le cuffie e il dispositivo in sé. La retrotrasmittente è dual band, infatti è in grado di ricevere e trasmettere sia sulla banda UHF sia su quella VHF. Nel caso dovesse interessare qualcuno, questo dispositivo è anche in grado di ricevere la radio FM. Impostare la frequenza sulla quale vogliamo ricevere e trasmettere è davvero semplice, basta utilizzare il tastierino numerico. Se compriamo poi il cavo di programmazione che viene venduto separatamente, è possibile andare a programmare la nostra radio tramite computer, sia su Mac che su Windows. Possiamo quindi andare a impostare come predefinite alcune frequenze nella nostra radio. Possiamo anche dare dei nomi alle frequenze che andiamo a salvare, che poi saranno proprio visualizzate sul display del nostro dispositivo, ad esempio PMR1, 2, 3 e così via. Il cavo di programmazione costa 6 euro su Amazon e trovate il link ovviamente nella descrizione del video. L'antenna che viene fornita con questo dispositivo non è malaccia ma non è neanche perfetta. Se infatti vogliamo andare a effettuare un upgrade di questo modello, è sufficiente andare a svitare l'antenna e possiamo andare a comprarne una con lo stesso attacco direttamente su Amazon o su eBay. Per quanto riguarda il frangente batteria, è davvero ottima. L'ho caricata una volta completamente da quando mi è arrivata e dopo 4 ore di intenso utilizzo ancora tutte e tre le tacchette della batteria. Ci sono ovviamente un sacco di funzioni di cui non vi ho parlato, ma il manuale è piuttosto completo e ne spiega la maggior parte. Se ancora avete qualche dubbio e volete cercare magari qualche funzione specifica, potete sempre farlo su internet, che è davvero pieno di guide per questi dispositivi. In questa retrotrasmittente c'è tutto ciò che un radioamatore e un utente occasionale possono desiderare. Ovviamente il link ad Amazon per l'acquisto di questa retrotrasmittente lo trovate nella descrizione del video. Se dunque siete rimasti fino a questo punto e questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per altri video come questi e molto altro. Infine vi invito a seguirmi sui social che trovate nella descrizione del video, ovvero Instagram, Telegram e Facebook. Dunque vi ho detto tutto, questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!